Salve. Allora, primo video dell'anno 2022. Volevo farvi vedere come si recuperano i dati da un Samsung Galaxy S8 in queste condizioni. Display distrutto. Allora, ci sono due possibilità per recuperare i dati. Se il telefono non è tanto lesionato, il primo metodo è quello di utilizzare un display con solo il vetro rotto ma funzionante, in modo tale da smontare la componentistica da quello completamente lesionato e montarlo qui, per poi ovviamente fare i collegamenti al computer e recuperare i dati di cui avete bisogno. Il secondo metodo, che generalmente viene utilizzato nei casi più estremi, come ad esempio quando un telefono finisce in acqua che non è recuperabile neanche la scheda madre, in quel caso lì la procedura è molto più complessa, non c'è garanzia al 100% della riuscita, e per fare ciò si va a smontare praticamente la NAND, che è la memoria che è saldata sulla scheda madre dello smartphone in questione, e va inserita su un lettore che poi andrà collegato nel PC. Questi sono i due metodi, il metodo più semplice e tra virgolette tradizionale e quello più complesso. Però in questo caso, essendo che funziona tutto quanto regolarmente, l'unica cosa rotta è il display, andrò semplicemente a sostituire il display con uno con il vetro rotto. Ora partiamo con la ripresa dall'alto, ragazzi, e procediamo con lo smontaggio. Ciao! Ed eccoci qui, ragazzi, con la ripresa dall'alto. Ora andrò a scaldare la parte posteriore, la back cover, con la piastra riscaldante ad 85 gradi. Io imposterò la temperatura ad 85 gradi. E poi cominciamo con lo scollaggio della back cover. Eccoci qui dopo averlo scaldato per bene. Procediamo con la rimozione della back cover. Lo so, ragazzi, starete pensando che un video simile l'ho già portato sul canale, però non è la stessa cosa, perché in questo caso andiamo a smontare un S8 e non un P8 Lite di Huawei, come vi avevo fatto vedere. Quindi non è la stessa cosa. Per inserire poi lo stencil, un pezzetto di plastica, in modo tale da non creare danni alla back cover, perché con le lamette o altri utensili in metallo si va a rischio di rimuovere il colore. Quindi ora, con molta calma, come potete vedere, adesso si toglie perfettamente. Se trovate qualche difficoltà, mettete un goccio di alcol isopropilico in modo tale che il biadesivo vada a cedere.
fatto nessun danno alla ricarica wireless, perché siamo andati giusto giusto dentro fino al bordo del biadesivo. Quindi se dovete farlo, fatelo con molta attenzione, inserite il meno possibile i vari utensili. E ora procediamo con lo smontaggio. Le viti in questo caso sono tutte quante della stessa lunghezza, quindi potete anche metterle tutte insieme, non è un problema. Fate attenzione quando sganciate questo, la ricarica wireless, perché questo qui è un pezzo di plastica unico, eccolo qui. Come avete visto, la ricarica wireless è rimossa con successo. Da parte e procediamo con lo staccare la batteria come prima cosa, una volta rimossa la ricarica wireless. Stacchiamo tutti i connettori, il connettore del display, il connettore dei tasti. Andiamo a rimuovere la basetta di ricarica, il copri basetta di ricarica. Perfetto. Ricordatevi, se dovete smontarlo, questo S8 dovete rimuovere anche il lettore SIM, altrimenti la scheda madre non esce. La madre l'abbiamo rimossa. Ora andiamo a rimuovere la vibrazione
questo qui. Come potete vedere è veramente in condizioni pessime e ora vado a darci una pulita con un pennellino. Questa è la fotocamera. Non ci manca altro che staccare la batteria e il flat di ricarica. Che anche qui è un po' più complesso. In questo caso le viti le mettete da parte perché sono differenti. Scusate, basetta di ricarica, batteria e anche jack audio. Io per sicurezza lo scaldo un po' perché ci sono dei collegamenti, come potete vedere, che sono molto fragili e compatti, quindi vado a scaldarlo un pochino. Ok, abbiamo scaldato un pochino e ora procedo con molta cautela alla rimozione di questo flat di ricarica. Ora andiamo a mettere la scheda madre. Thank you.
ulteriore. Perfetto, ora abbiamo collegato quasi tutto quanto, ci manca solo che staccare la batteria. Quindi scalderò ancora un po'. Ok, abbiamo scaldicchiato un po' la batteria e ora andiamo a rimuoverla con molta pazienza. Eccola qui. Batteria rimossa e come potete vedere qui non ci resta più nulla da trasportare sul display con il vetro rotto, quindi lo buttiamo da parte e andiamo a posizionare la batteria. Facciamo una prova per vedere se carica. Il connettore non entra nemmeno qui, vuol dire che c'è tanto di quello sporco da paura. Ok ragazzi, allora il display funziona tutto quanto, ora vado a chiuderlo per poi collegarlo al PC e recuperare le fotografie. Abbiamo rimontato il tutto, ragazzi. Ora lo lascerò in carica e una volta caricato andrò a recuperare i dati. Ed eccoci qui, ragazzi, dopo aver rimontato tutto quanto tranne la back cover posteriore, come potete vedere ora il recupero dei dati è fattibile. Se volete rimontarlo completamente, cosa che farò io dopo in un secondo momento, perché tanto questo qua sarà un telefono che poi butterò via tra virgolette, ricordatevi di attaccare il sensore di impronta digitale una volta chiusa. Nel momento in cui andate a chiuderla, questo qui lo collegate nella scheda madre. Quindi ragazzi, io con questo video vi saluto. Vi auguro un buon inizio anno a tutti quanti, sostenetemi iscrivendovi al canale e vi ricordo che se avete qualsiasi tipo di problematica potete scrivermela sotto nei commenti, io vi risponderò nel più breve tempo possibile. Buon 2022, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!